Siamo nel Castello di San Pelagio, Museo dell'Aria. Qui di fronte a noi abbiamo il signor Benetti, pilota dell'aeronautica militare della Seconda Guerra Mondiale. Adesso ci racconterà qualche notizia, insomma, qualche episodio storico. Beh, guardate, che sono ragazzi della scuola questi. Sì, ragazzi della scuola. Che guardate, ragazzi, io ero giovane allora, avevo 16 anni. 16 anni? 16 anni. E 16 anni già subito ho volato, perché sono andato ad Asiago, sì. E ho fatto il volo a vela, gratuito, perché allora si faceva gratuito. Poi sono entrato a fare il brevetto militare, perché poi eravamo in piena guerra, sì. Per cui io ho fatto la domanda volontario e sono entrato in aeronautica militare e sono diventato pilota da caccia. Negli anni 40, 41, 42 fino al 45 io ho combattuto qua sopra. Sopra per difendere le nostre città. Si può mettere un po' verso di scusi se la voglio spostare, se la luce non era. Io ho cercato di difendere le città italiane che erano bombardate quotidianamente, ogni giorno, dalle migliaia di aeroplani anglo-americani che non guardavano niente, non guardavano se era città, se c'erano bambini, se c'erano donne, se c'erano anziani. Loro buttavano giù bombe e buonanotte. Noi, a casaccio buttavano bombe? Le buttavano anche mirate, ma cominciavano un chilometro prima e finivano un chilometro dopo. Per essere sicuri di colpire l'obiettivo. Di prendere. Per cui noi qua sopra partevamo dagli aeroporti che erano qui nel Veneto, c'era Treviso, c'era Campo Formido, Aviano e Osopo. Partevamo con le squadriglie e andavamo all'attacco di questi aeroplani per cercare di scompaginare queste formazioni enormi di migliaia di aeroplani che volavano sopra di giorno, di notte. Qualche volta ci riuscivamo e qualche volta ci dimettevamo, molti amici li ho perduti così. Perché eravamo un pilota, un apparecchio da caccia contro 10 di loro. Perciò eravamo una sproporzione enorme, non potevamo competere con loro. Però abbiamo tenuto duro e fino alla fine della guerra abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, per salvare la popolazione soprattutto. Non eravamo guardafondai, non abbiamo ucciso nessuno, solamente cercavamo di abbattere questi aeroplani. Sappiamo benissimo che bombardieri, erano bombardieri. Bombardieri e caccia, sapevamo che c'erano degli uomini dentro, ma noi molte volte guardavamo che qualcuno si salvasse e quando qualcuno si buttava col paracadute eravamo sicuri e contenti che qualcuno si era salvato, benché fosse nemico. Ecco, questa è la nostra storia, filosofia, una storia un po' crudele, perché le guerre non dovrebbero mai esserci, mai più. Ma però abbiamo veduto che le guerre ci sono sempre, se guardiamo nei paesi arabi, nel Medio Oriente e anche nel vicinato qui in Croazia, guerre continuano, vengono e vanno, sono guerriglie, ma muore della gente. Muore della gente. E la gente non deve morire così. Una domanda, che aerei pilotava? Ecco, noi pilotavamo aerei italiani, che erano fatti dalla Macchia di Varese. Poi c'era la Fiat di Torino e la Reggiane di Reggio Emilia. Erano ad elica questi aerei? Sì, tutti erano elica. Noi italiani non abbiamo mai avuto aerei a reazione. Solo la Germania è riuscita a avere e portare in combattimento operativi aerei a reazione, come MSM-262, la Rado e tanti altri. Ecco. Tutte le altre nazioni avevano dei progetti, ma non erano riusciti fino alla fine della guerra a portare in volo un aereo a reazione, solo loro. Noi italiani abbiamo sempre volato con i nostri aeroplani, benché avessero motori scadenti, per la verità era così, solo dopo quando abbiamo potuto avere gli apparecchi nostri con motori tedeschi, i Diamond Beds della Mercedes, allora abbiamo avuto un aereo di qualità che volava quasi a 700 km all'ora, 650. Prima si volava a 400, era poco, perché gli americani e gli inglesi avevano Hurricane, avevano Spitfire, avevano Thunderbolt, avevano tanti aeroplani che andavano molto meglio dei nostri. D'altronde la nostra industria era così, era imbastita, improntata su aerei con motori radiali, sarebbero quelli rotondi, che a stella aveva una penetrazione nell'aria. Faceva molta resistenza. Quando abbiamo avuto i motori da Diamond Benz in linea abbiamo avuto un salto di qualità e là abbiamo avuto a pari, in velocità pari, perciò
c'era anche gli avversari dovevano stare molto attenti, però siamo arrivati troppo tardi. La guerra ormai era già perduta, anche dall'entrata in guerra dell'America, che quando è entrata l'America non c'era più niente da fare. Una sproporzione di mezzi, insomma. I mezzi, già con la storia del 29 che hanno avuto il crollo, loro si sono risollevati perché le fabbriche in America costruivano a tutto spiano centinaia di aeroplani al giorno. Noi invece ne facevamo se non una decina al mese. Lei è stato mai abbattuto? Io sono stato abbattuto una volta e mi sono lanciato con paracadute. Caspita. È andata bene perché non era molto difficoltoso, avevo l'aereo appena appena che non stava su, ma era meglio lanciarsi, altrimenti atterrare con un aereo che aveva delle difficoltà era pericoloso. Il lancio è stata l'unica soluzione. Che aereo era? Che aereo era? Un Mach 202. Ah, che potenza aveva questo aereo? Era un Mach che aveva un 450 km all'ora. Dopo l'hanno rimodernato col 205, che era un aereo molto più veloce, aveva un motore più potente, e allora c'era già un aereo da combattimento che si poteva gareggiare, sì, si poteva affrontare aerei anche più veloci. Ci racconti nei particolari questo abbattimento? Beh, l'abbattimento è facile. È partito da dove? Io ero partito da Osoppo. Osoppo? Sì, Osoppo in Friuli. L'aeroporto di Osoppo. Che ora non c'è più. Sì. E gli tre aeroporti basilari del Friuli erano tre. C'era Aviano, Campo Formido e Osoppo. C'erano tre. Poi qui nel Veneto c'era Villafranca, c'era Treviso, Verona, vabbè, ma comunque qui nell'Italia quelli che servivano di più erano qui perché potevano ostacolare i bombardieri che venivano su dall'Adriatico, venivano da Lecce e entravano a Chioggia, facevano il Veneto e entravano dentro dall'Austria, se andavano in Germania, oppure facevano Verona e bombardavano Verona, Vicenza, Treviso, ecco. Venivano dal mare, insomma. Venivano dal mare. Quelli invece che bombardavano Torino, Milano, Mantova e le altre città venivano invece da Genova. Venivano solo da Genova, allora quelli partivano dalla Corsica o dalla Sardegna. Allora bombardavano il Piemonte e la Lombardia. Noi facevamo Veneto e Veneto sa. Allora lei è partito da Osopo? È partito da Osopo, l'attacco venne fatto qui sopra il Veneto, Venezia, qua le valli. C'erano aerei inglesi o americani? Sì, erano aerei americani, erano B-17, la scorta avevano P-47 o P-38 oppure avevano il Mustang. Allora c'erano i bombardieri? Erano aerei di scorta, sì, per i bombardieri. Per proteggere i bombardieri. C'erano i bombardieri, poi c'erano i caccia di scorta. La caccia di scorta era diretta e indiretta. Quella che era di indiretta era sopra, a circa 1.000 metri sopra la formazione e sotto. Quella diretta era a fianco, affiancava. Perciò l'aereo attaccava, la indiretta ti attaccava a sua volta. Per cui potevi fare un passaggio in mezzo, sì, perché gli aerei americani volavano a book, si dice, a scatola, e ne erano parecchi. Quando loro avevano mitragliatrici da 20 mm a 4 canne, di fianco, in coda, davanti e dietro era un fuoco micidiale, difficilmente passavi. Se riuscivi a passare una volta, la seconda era colpito, bisognava lasciar perdere e andare giù. E andare a trovare una nuvoletta se si poteva, nascondersi, altrimenti tornavi a casa. Lei è stato colpito allora? Sì, colpito in passaggio. Facevi un passaggio, tra la caccia ti seguiva, ma quelli che ti davano l'attacco frontale erano i bombardieri, perché i bombardieri avevano le mitragliatrici a 4 canne o a 2 e ti sparavano dai fianchi. Sopra, sotto, dappertutto. Perciò l'attacco basta che ti prendano o un manicotto del raffreddamento, oppure dell'olio, oppure sui piani di coda dove ci sono i comandi, devi mollare, devi lasciare l'apparecchio, perché l'apparecchio o fuma perché hai preso il motore, oppure non ha più controllo. Allora là devi aprire il tettuccio, girare l'aeroplano da un lato o da sinistra, perché altrimenti non esci. La forza centrifuga ti tiene dentro. Non c'era il sedile iniettabile? No, allora non c'erano e non si pensava nemmeno che ci fosse.
Allora bisognava alzarsi in piedi, togliere la cinghia che avevamo bretellati dentro al sedile e alzarsi. Girare l'aeroplano sotto, sopra, addirittura tutto portarlo su, e allora la forza centrifuga inversa ti buttava fuori. Tutto perché altrimenti ti prendevi il piano di coda sulle spalle. Tutto questo lavorio bisognava tutto fare. Tutto questo lavorio. Poi si sganciava l'attacco che avevi dietro, sì, che è attaccato con una funicella, avevi 6 metri, 5 metri di cavo, attaccato con un gancio che era nell'apparecchio. L'apparecchio tirava la corda, si apriva il paracadute. Se invece volevi, quello serviva se eri ferito oppure non eri bene in condizioni di lanciarti da solo, oppure c'era la maniglia, avevi nel dorso, sì, non nel dorso, avevi nel petto, avevi una maniglione di ferro, tiravi. Sì. E il paracadute dove era? Sempre sulle spalle? Sì, il paracadute era nelle spalle, il paracadute era il classico nostro Salvator, aveva un piccolo paracadute che quello sfilava il grande. Veniva fuori il paracadute dal centro e quel piccolo paracadute con l'aria tirava fuori anche quello grande. E com'è andata? Lei è uscito ha rovesciato l'aereo? Ha rovesciato al lato l'aereo? Sì. Da solo. È uscito da solo. E dove? E là dove atterravi dopo c'erano. Là non c'era. Il paracadute era un paracadute a discesa che faceva 3 metri al secondo. Non era. E dove è atterrato? Lei, dove? È un campo. Ma in che zona? Adesso no, qui nel Veneto, vicino a Portogallo. Ah, ho capito. Esatto. Ma è caduto in mani nemiche? Oppure? No, ma no, era perché no, era nostro, sì, era ancora territorio. Era ancora territorio, sì. Gli americani, gli alleati, diciamo per dire così, insomma. E poi sono erano venuti, verso ancora Firenze. Sono venuti a prenderlo? E poi andavi, lasciavi il paracadute là, oppure lo tiravi se non avevi niente, poi venivano a prenderti qualcuno. Sì, sì, sì. O venivano i tedeschi o venivano gli italiani, venivano, poi andavi al comando, facevi il rapporto e là è finito. E il giorno dopo partivi ugualmente. E l'aereo dove è caduto? L'aereo è caduto e si è infranto. Dove? L'aereo si è infranto, adesso mi sembra, verso San Donato. Verso San Donato, ho capito. Ma quando cadeva, senza pilota, faceva sì, tutto pezzetti. Si distruggeva tutto? Qualcuno l'hanno trovato anche infilato nel terreno, sì, circa 9 metri sottoterra, e ultimamente io con un'associazione di recuperi di Ravenna li recuperiamo e recuperiamo molte volte anche il pilota. Anche il pilota che è penetrato nel terreno? Anche il pilota è entrato nel terreno e dopo 60 anni tiriamo su questo aeroplano. E tiriamo su con delle macchine, dei metal detector speciali per trovare il punto, delle sì, pompe sì, per tirare sull'acqua perché una buca si profonda di 9 metri di profondità. 9 metri vuol dire 3 piani di va giù. 3 piani di casa. Là bisogna avere una macchina con un braccio di 9 metri e poi dopo delle volte si fa anche una piccola discesa perché vada giù perché altrimenti non arriva. E tiriamo sulla fusoliera col pilota dentro. Caspita. Dopo questo apparecchio, se è abbastanza messo bene, le ali non ci sono perché le ali partono subito. Elica, raramente, però recuperiamo la fusoliera e la diamo ai musei. Il motore lo trovate? Il motore? Troviamo il motore, il lugo ce n'è uno. Armi? Trovate anche le armi? L'arma, il cannone da 20 che avevamo su, si trova, la riponiscono e diventa cimelio storico e anche commerciabile perché tanti fanno il cambio, io ti do un cannone. Ho capito. Ci sono diversi aerei che si sono sì, qui ce ne saranno a centinaia. A centinaia. Interrati a noi. Interrati e anche nella laguna veneta. Ah, ce ne sono nella ancora. Nella laguna e anche fuori 30 miglia dalla Venezia a Chioggia, là ce ne saranno sì, un centinaio. Signor Benetti, quanti anni ha lei? Io ho 89 anni. 89 anni? Ho 89 anni. E quando compie 90 anni? L'anno prossimo. Ecco, tutto là. Va bene, la ringraziamo di questa chiacchierata. Una grazie. Chiacchierata così non è una grande, sì, mi piacerebbe approfondire. Approfondire, la prossima volta. Così, la prossima volta faremo meglio. Grazie.